si vuole comprare sta tigre bianca. Zyrtec laziale, tuo padre. Insomma. De mannaggia Genova. Com'è? Fuck your party in curva sud, meglio morto che laziale. Fuck your party in curva sud, meglio morto che Dio cane. Dio papà. Meglio Dio. Morto che laziale, va. Tutto a posto, frate. Tutto a posto. Un video. Che ma lo vedi o non lo vedi? Il 60 FPS 4K tutta a posto, frate. Non siete in cazzo perché la fotocamera non regge. Raga, Redicon, non penso io a tanto di venisse a vedere la partita. Cioè, io spendere uguale e penso pure lui, ma non si vede tante partite. Però siamo tifosi romanisti, raga. Vabbè, ma dai, a vedere... Cioè, se tagliamo, se andiamo noi quattro. Ma pure che ci vogliono venire gli altri, non lo so. Vabbè, Freeman è da Lazio, sicuro. Freeman, no. Sapete che squadra tipo Freeman? No, Freeman è Comso. Ecco. Prima hanno tipo Catania. No, prima non tipo. Ma manco Moz. Cioè, del gruppo nostro siamo tipo io, Spender, che ti famo, te, mezzo. E... Peppe. Dark Peppe. Poi che ti fa Astro, no. Radical, no. Raul. Raul pure Raul di Faroma. Dizione qui dicono Freeman Aquilotto laziale, hai capito? Sì. Andate a scrivere in DM a Freeman laziale. Bastardo. Andate a scrivere a Freeman laziale. Chi scrive più volte laziale a Freeman gli mandino Spider di movimento. No. Come no? Anzi, andate a scrivere hashtag respawn a Freeman. Che mi sa che si sta muovendo qualcosa pure dai partiti prima. Ecco fatto. Lo faremo together. No. Together fa. Come stai, fratello? Siamo a posto. Tu come stai, Marcolino? Potrei star meglio. Però tutto sommato rispetto a due mesi fa molto molto meglio. Guarda che ha scritto Bufalini, sto coglione. Laziali del merda, mortaccio. Ah, interista del cazzo. Porco Dio. Ah, ma interista il Bufalini, sì. Che schifo. Ah, sì, io tifo Roma, ma ho iniziato a simpatizzare pure Inter col fatto che sto con Bufalini sempre, fra. Te sei fatto un fensà, frate. No, vabbè, fa. Però se mi chiama Inter a giocare, cioè, non gli dico di no. Ha fatto il lavaggio del cervelletto. No, ma che lavaggio del cervello. Sì. Ma che lavaggio del cervello. Sì, adesso. Con i soldi di movimento mi compro lo stadio da Lazio, a parte con lo stadio è da Roma, perché esatto. Non so che è a Lazio, io no, conosco solo una squadra a Roma. Io non so che è a Lazio. Sarebbe figo, tipo, se non si può andare allo stadio, famo di fare action live, tipo di Roma-Lazio, il derby, io, Spender, capito, tutti quanti. Vabbè, ma ti dico la verità, a me se mi chiama a giocare pure, non lo so, pure il Sassuolo vado a giocare, mi frega il cazzo qualcosa, se 20 minuti a mese. Avrà, a me se una squadra di Serie A mi fa, oh, va a venire a giocare, che c'è la musica, io gli dico sì. Vabbè, chiaramente, quelli so, è pure, se beh, non lo so, dipende. Cazzo, mi frega. Io piscerei la musica solo se potessi fare tipo lo streamer a livelli alti, capito? Cioè, se tipo, non lo so, mi viene, non lo so, ma più una botta in capoccia, non so. Cioè, oddio, piscia musica, no, però sarei il primo rapper che diventa calciatore, capito? Calcola, io, cioè, se tipo scivolo da una botta sulla capoccia, vedo Gesù Cristo, ci parlo, mi dice, calcola, tu devi pisciare la musica, però diventi tipo uno streamer bloppato, fai i soldi del qua, del là, io dico... Dai, cioè, perché io da piccolo volevo campare a giocare ai videogiochi. Cioè, ma io non ho mai voluto fare rapper, quindi. Ma chi è? Io faccio, sembro un rapper io. Che sfigati rapper. No, io purtroppo sono una bionda, no? Ah, beh. Aspetta, che aspetto una cosa a Bufalini. Che dica scusa, buon continuo, eh. Matti, c'è tanto da parlare, una settimana con me mi ha dato lo scudetto dell'Inter. Ah. Sì. Ah, frate, calcola, ci stanno cose impossibili nella vita e questa è una di quelle. Leao e Depay ci stanno già, sì, ma Leao non è un rapper. Leao già giocava a pallone,
se è allenato, io no. Cioè, io so il rapper che diventa calciatore, non un calciatore che diventa rapper, insomma. Se vuoi diventare calciatore, la sigaretta elettronica la prendi, la butti nella fontana di Trevi, esprimi un desiderio e te la scordi lì. Ma guarda che anche fumando, ovviamente se vado a giocare a calcio, questa può essere, non ironicamente, anche un aiuto per smettere di fumare, perché le cose si farebbero molto più interessanti, diciamo, per... Vabbè, potresti fare come Nainggolan, comunque. Nainggolan, porco Dio, se imbriacava, fumava a merda. È un boss, guarda, ma che io dire, è il boss. Eppure, Nainggolan è un signor giocatore, ricordiamo. Ciocco? Ciocco, mio fratello, Ciocco, dice Mandy vuole fare il pilota di kart. E fa pilota di kart. Fa pilota di kart. Tante cose erano impossibili, ricordi, fratello? Tu, cioè, è impossibile, tutto è impossibile, cioè, cose impossibili rimangono impossibili, mi dispiace. Salutate la capolista. Bello, ogni volta che vinceva l'Inter mi devo subire Gori. Porco, dopo sei rimasto un bot, un mese e mezzo, quanto sei stato? Mese, calcola, siamo andati dopo il video di Period, io e Spender, che dovevamo fare tipo qua roba. Poi, tipo, il 2 sono tornato, l'8 sono ritornato a Civitanova, e sono stato là tipo fino al 2 marzo. Quando sono tornato? A febbraio? Quando sono tornato? Fine febbraio, frate. Fine febbraio sono tornato, sì. Perché sei venuto con Carolina, te? Sì. Allora sì, fine febbraio. A Bufalino, mo torniamo quest'estate, porco Dio. Quest'estate stiamo più a casa. Eh? Quest'estate stiamo più a casa. La stavo a comprare, la compri. Eh sì, cosa di movimento. Porco Dio, cosa di del mainframe. Cosa di del mainframe, esordi del Drillstar. Esordi del Trashbin. Mo, porco Dio, torniamo, piamo Bufalini per le gambe, ok? Lo mettiamo a testa in giù, finché non diventa romanista sto mongoloide. Mi sa che ci mettete meno lui a fatto diventare italiano. Sì, sì. Io ho una testa de cazzo, non ha capito più niente. Non ha capito proprio niente. Sei stato letteralmente una sera, bra. Vabbè, non mi vado a dirlo, bra. Ascoltami. Se Bufalini mi fa simpatizzare all'Inter, mi ha dato Bufalini sotto la scella destra. Racconta. Che non si racconta. Tutto rimane in memoria. Che ha fatto Bufalini? Quello che succede nelle Marche rimane nelle Marche. Allora, racconta che ha fatto Bufalini. Quello che succede nelle Marche... Mandy, ma che stai a fare? Stai qua dentro? Allora, quello che succede nelle Marche rimane nelle Marche. Dicevo, se Bufalini mi fa diventare interista, mi ha dato Bufalini sotto la scelta. Fai entrare Bufalini. No. Invitalo. È inutile che esci. Invitalo. No. Invitalo. Invita Andrea, fallo entrare. No, posso così, invito. Io dai, fallo entrare. C'ho un'immagine davanti a te, mica poi posso c'è. Sei diventato un tossico nei Marche, frate. Marco Dona sta zitto. Che c'hai da dire? Video tuoi che stavi piegato come una sdraio, stai. Madonna mia. Allora, raga, questa è mia sorella. Questa è l'altra mia sorella, lui è Mattia. No. Non c'ho più roba. Sì, ma me ne vado. Questo è mio padre. Vedilo. Saluta un po' a tutti, questo è Mattia. Ciao a tutti. Allora, vi racconto un aneddoto. Quella era veramente mia sorella e quell'altra è la mia sorella, non di sangue, ma è una sorella. Succede che io all'età di 6 anni dormivo in un letto così, solo matrimoniale, con la bionda e mia sorella. Ecco, una mano sulla tetta e un'altra sulla tetta. T'apposto. Il King. E quindi da qui nasce, mi attacco alla tetta.
piccolo principe. E poi anche perché quando ho rapporti sessuali a me piace ciucciare dette, insomma. Esatto. Esatto. Non è, no, non è mia sorella bionda quella, ragazzi. No, no. Quella si chiama Martina. Dicono i G della fata bionda. La fata bionda... La fata bionda, allora. Cioè. Esatto. Grossa. Mia sorella. Oh, ma chi è che cazzo parla? Arco, mia sorella. Anzi, c'è una pizzeria, è se tutto. Volete, a Roma. Una pizzeria molto buona, i sfiziosi. Andiamoci, mo un giorno te ce porto. Oddio! A parte che sono le tre. Ma sono le tre. Vabbè, io la doccia ma sono fatta. Devi vatti a fare la doccia, è pussio. Infatti, ma devo fare una merda. Vabbè, non devi fare, coglioni, sono matto, io ancora ti ammazzo tutto. Fra, adesso, oggi, l'incontro, Piazza del Popolo, anzi, al Pincio, alle 4, semeniamo tutti. Frate, tutti. No, buono che poi andiamo sul giornale. 60 persone, venimo, semeniamo tutti. Vabbè, raga, vi mando un bacio. C'è sta pure Riccardo, comunque, dopo, Chi è Riccardo? Riccardo, tuo. Amico mio. Vabbè, va bene. E... Se qua quattrinata di mia moglie torna in centro, se vediamo pure con lei. Dai. L'hai sentita tu prima? No. Ma ha scritto giusto per sapere se dove andava, fra, non c'avevo il passaggio in macchina. Non sapevo come andare, io ho detto vabbè. Vabbè, sciala, ci sono andato anch'io. Dai. Dai, vabbè, sentiamo dopo. Dai. Ciao ragazzi, ciao.